Buongiorno. Allora, tante sagnitelle. Sì. Tante quante ne preparate? Quanti quintali? Per ora non so il numero proprio esatto perché l'hanno fatto loro. Però questo è il mio terzo anno che mi trovo qui a fare queste sagnitelle e diciamo che sono molto buone. Quindi diciamo che... Quando avete cominciato a lavorare questa mattina? Abbiamo cominciato da martedì, abbiamo fatto 3 giorni, martedì, mercoledì e giovedì, i taralli di San Vitale. E poi da venerdì, da ieri pomeriggio fino a tutta questa mattina stiamo facendo le sagnitelle. Abbiamo cominciato da ieri verso le 2:30. Insomma, un banchetto per tutta la città. Sì, per tutta la città, ovviamente, anche se avanza qualcosina, poi si va a portare lì al centro diurno anziani di San Salvo e in più anche a San Vitale. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quante sagnitelle state facendo? Parecchie, che lo conto, io la riesco a condurre, sono parecchio quintale. Da quanti anni lei partecipa alla preparazione? Sono parecchio anni che partecipo. Sono diversi anni. Qui vediamo una sfoglia, dove la sta portando? Qua, da sopra al tavolo. Poi la taglia lei o la tagliano le signore? C'è un'altra squadra che lo tagliano. Come va? Come procede? Bene, tutto bene. Quante ne state facendo? Tante? Tante, saranno sulle 4 quintali e mezzo di farina, tutta a sagna, per la devozione di San Vitale, poi se la mangia la gente. Ecco, quando avete cominciato a preparare? Abbiamo cominciato ieri pomeriggio, e stamattina, mo che finisce quella farina finiamo, e poi si cucina. E pasta all'uovo? Sì, pasta all'uovo. Sì. Come si svolge la preparazione? Si fa la sfoglia? Sì, si impasta con l'impastatrice, poi si lavora a mano e poi si fa la sfoglia. Poi si taglia, si prepara tutto. Il sugo? Il sugo lo fanno le altre donne. Sugo di casa? Sì, col sugo di casa, pomodori, olio, di tutto cosa di casa. Buon lavoro. Grazie. Lei è il signor Rocco? Sì. Ci hanno detto che lei è il più bravo. No, perché chi l'ha detto? Il mastro della situazione, ci hanno detto. L'ha detto lei? Vieni. No. Come procede la preparazione? Benissimo. Tante persone, lei da quanti anni partecipa a questa tradizione? Io l'anno scorso ho avuto dei problemi e non sono venuto, ma da tanti, tanti anni. Sarà 20 anni. Speriamo che non viene a finire questa tradizione. Grazie. Vedo molti giovani che partecipano, dunque per il prossimo futuro penso che sarà rosio. Grazie.